I sogni lucidi sono un argomento che affascina e interessa moltissime persone, me compreso perché sono stati una mia grande passione per tanti anni e oggi ho deciso di fare un video per vedere insieme cosa sono, come farli e cosa fare in un sogno lucido. Non è la prima volta che ne parlo qui sui social perché ne ho parlato nella puntata di Muschio Selvaggio dove ero ospite e c'è stato molto interesse, quasi più interesse nei confronti dei sogni lucidi che della memoria, che era ovviamente l'argomento principale. E quindi poi ci ho fatto un po' di video brevi su Instagram, Reel, però oggi ho deciso di fare un video completo per approfondire questo tema e quindi come ogni volta, come in ogni video, mi sono messo lì a scrivere la scaletta. Poi però mi sono detto, un momento, io ho già una scaletta, ho molto di più di una scaletta, infatti io ho fatto la tesina di maturità proprio sui sogni lucidi, quindi nel 2018, la vedete, eccola qui con una mappa mentale, quindi ho detto, invece che riscrivere il video, riprendiamo un po' quella che era stata la mia tesina di maturità, poi qui ovviamente ci sono più argomenti come i collegamenti con le varie materie che vedete nel ramo spunti dal subconscio, c'era anche una parte di storia, intesa come storia dei sogni lucidi, non storia la materia, anche le ricerche scientifiche, eccetera, sorvolerò un po' su tutto questo, quindi il video sarà più pratico, vedremo appunto come dicevo cosa sono, cosa fare nei sogni lucidi, come averli, quindi le varie tecniche e qualcosa anche sul perché, quindi cosa c'è un po' dietro ai sogni lucidi e quali possono essere le riflessioni che si possono fare sui sogni lucidi. Possiamo iniziare. Innanzitutto, cos'è un sogno lucido? Un sogno lucido è semplicemente un sogno nel quale noi sappiamo di stare sognando. Poi, naturalmente, ci sono diversi gradi di lucidità. Il primo è quello appunto di essere consapevoli che quello che ci circonda non è la realtà, ma è un sogno, e lì inizia il sogno lucido. Poi, qual è il fatto? Cos'è che rende poi i sogni lucidi così interessanti, che li può rendere una passione, una vera e propria disciplina? È il fatto che noi possiamo dirigere il sogno nel momento in cui ci accorgiamo che è appunto un sogno. Lì quindi aumenta il grado di lucidità quando iniziamo a dirigere noi stessi all'interno del sogno e lo step ancora successivo è quello anche di modellare il mondo intorno a noi, quindi non semplicemente noi stessi, ma appunto anche modificare quello che c'è intorno. Per descrivere questo mondo si usa anche il termine onironautica, che è stato coniato per la prima volta nel 1913 dallo psichiatra olandese Frederik van Eeden, e quindi il sognatore lucido è un cosiddetto onironauta. Vediamo cosa fare nei sogni lucidi. Qui nella mappa potete vedere che il primo ramo è quello del divertimento, che ho rappresentato con un omino che vola, perché infatti questa è una delle cose migliori che si possono fare all'interno di un sogno lucido. Parlo di volare, perché per quanto mi riguarda è la massima espressione della libertà e quindi è qualcosa che va oltre i nostri limiti fisici come esseri umani e che quindi possiamo superare, possiamo abbattere ovviamente all'interno di un sogno, perché nei sogni lucidi noi, cioè l'unico limite letteralmente è proprio la nostra fantasia, perché essendo nella nostra mente noi possiamo fare davvero qualsiasi cosa che ci viene in mente, possiamo anche trasformarci in un animale, possiamo andare nello spazio e vedere cosa noi pensiamo essere lo spazio, perché ovviamente se noi all'interno di un sogno lucido andiamo nello spazio non è che vediamo quello che c'è realmente nello spazio, ma vediamo quello che noi pensiamo esserci, che potrebbe anche essere più interessante per quanto mi riguarda. Possiamo andare sott'acqua, respirando sott'acqua e esplorare nuovi mondi, possiamo trasformarci in un animale, possiamo trasformarci in una tigre, in un'aquila, quindi letteralmente l'unico limite è la fantasia e questo è quello che davvero rende incredibile questo mondo. Poi nel secondo ramo possiamo vedere il subconscio, che ho rappresentato con il classico disegno di un iceberg. E perché si parla di subconscio? Perché letteralmente qualsiasi cosa ci circonda, qualsiasi cosa è proprio all'interno di un sogno, è creata dal nostro subconscio, comprese le persone che incontriamo, che in gergo vengono chiamati dream characters. E qual è la cosa interessante dei dream characters? È che se noi abbiamo una conversazione con loro, quindi con le persone che incontriamo all'interno di un sogno, in realtà stiamo di fatto parlando con noi stessi, col nostro subconscio. Poi, naturalmente, qui si apre tutto un tema che è quello dell'interpretazione di quello che vediamo, del capire se ha un senso e quale potenzialmente può essere il senso, però ovviamente è un campo molto difficile, spesso ai limiti e oltre i limiti della pseudoscienza, è molto difficile capire se i sogni abbiano effettivamente un senso e quale questo possa essere, però comunque è molto interessante, insomma, cercare di capirlo da soli, cercare di dare un senso a quello che abbiamo visto e anche semplicemente cercare di scoprire, perché per esempio una delle cose più interessanti che può essere fatta all'interno di un sogno lucido è semplicemente esplorarlo, cioè vedere cosa ci propone il sogno stesso? Noi continuiamo a camminare, continuiamo a esplorare, continuiamo a parlare con le persone, vediamo quello che succede, quindi esploriamo il sogno, che è una cosa molto banale, però non l'è affatto in realtà, perché appunto noi stiamo dando completa libertà al nostro subconscio, alla nostra mente,
di creare e farci vedere quello che vogliamo, e poi una volta svegli noi possiamo andare a interrogarci su quello che significa, ma anche semplicemente possiamo, insomma, non farlo e semplicemente goderci il sogno, divertirci, volare, fare quello che vogliamo. Poi passiamo ad un altro tema importante che vediamo qui sulla mappa, ovvero quello delle paure e degli incubi. Infatti capita anche che i sogni lucidi vengano usati per trattare questi, insomma, questi incubi e queste paure ricorrenti, e cercherò di spiegarlo con un esempio che tra l'altro riprendo dal disegno qui sulla mappa di un ragno. Perché allora mettiamo caso che c'è una persona che ha paura dei ragni, ha paura dei ragni nella realtà. Cosa può fare questa persona? Può andare a ricercare delle situazioni con dei ragni all'interno di un sogno. Perché? Perché allora ovviamente poi uno all'interno di un sogno, soprattutto all'inizio, non ha completa gestione di quello che vede e delle proprie emozioni, però è uno step intermedio tra il nulla e la realtà. E quindi cosa può fare una persona che ha paura dei ragni e vuole superare questa paura? Può andare appunto a ricercare i ragni all'interno del sogno lucido, toccarli, prenderli in mano, perché farà comunque un po' paura, però è appunto uno step intermedio. Si può fare lo stesso, non so, se si ha paura di nuotare, uno si butta in acqua all'interno di un sogno lucido, non gli può succedere niente, però mentalmente comunque e anche fisicamente proprio con le sensazioni si trova in quella situazione, quindi può essere un ottimo step intermedio per questo tipo di disturbi, per quanto ovviamente io, diciamo, non sono un esperto del campo e non mi sento di dare consigli precisi, eccetera, però è interessante, insomma, accennare al fatto che nei sogni lucidi si possa fare anche questo. Poi andiamo avanti con la mappa dove abbiamo vedere luoghi e persone, possiamo vedere chiunque e visitare qualunque luogo che naturalmente, come dicevo all'inizio, non sarà quello che è davvero quel qualcosa nella realtà, ma è quello che noi pensiamo possa essere appunto quella persona, quel luogo, eccetera, eccetera, il che potenzialmente è anche più interessante. Poi ho messo un altro ramo che è quello delle idee, perché noi quando dormiamo effettivamente la nostra mente si trova in uno stato completamente diverso e noi possiamo usare questa cosa a scopi creativi, possiamo appunto ricercare delle idee, sbloccarci nel caso appunto stiamo cercando, non so, delle risposte a qualcosa, delle idee particolari, perché possiamo sfruttare questo stato particolare della nostra mente al quale di solito non abbiamo accesso. Poi, ramo successivo, ho messo ipermnesia, che però è un concetto molto pseudoscientifico e fumoso e proprio poco pratico e poco realizzabile, però l'ho messo, insomma, e ve lo spiego. L'ipermnesia è la capacità di poter ricordare di più di quello che possiamo fare normalmente. Qui non stiamo parlando di tecniche di memoria per le quali trovate mille video, ma stiamo parlando di una capacità diversa nel poter ricordare qualcosa che era già successo ma che ci siamo scordati. Mettiamo caso che 5 anni fa ho conosciuto una persona a scuola di cui non ricordo più il nome, però mi era stato detto, insomma, ci eravamo conosciuti. Cosa posso potenzialmente, teoricamente fare all'interno di un sogno? Torno nella scuola, torno nel posto preciso dove ho conosciuto quella persona, cercando di ricreare le stesse condizioni e faccio finta, appunto, di ricreo la situazione stessa e quindi la situazione della presentazione, sperando che il mio subconscio tiri fuori il nome della persona che quindi viene e si presenta a noi. Ripeto, molto fumoso e poco realizzabile come concetto, però comunque interessante. Poi sperimentare, che in realtà abbiamo visto un po' lungo l'arco di tutti gli ultimi minuti in cui ho accennato a tutte le varie idee che si possono fare, quindi l'unico limite è appunto alla nostra immaginazione. Anzi, qui ho anche un'altra lista che avevo creato di tantissime cose che si possono fare allo specchio, anche molto creative, appunto volare, l'esplorazione subacquea della natura, dello sviluppo del sogno, andare nello spazio, guidare una macchina o una moto velocissime, fare, non so, parkour, ho messo anche drogarsi per appunto cercare di immaginare le sensazioni di una specifica droga senza ovviamente nessun tipo di rischio. Poi ho messo anche provare il cubo di Rubik perché una cosa così complessa come il cubo, chissà com'è all'interno di un sogno, chissà come la nostra mente cerca di ricostruirlo, insomma è assurda la cosa. Poi ho scritto anche parlare in inglese a qualcuno, non so come mai avevo messo questa cosa, però interessante. Poi ho messo trasformarsi in un animale del cielo, quindi per esempio un'aquila dell'acqua come uno squalo, della terra come un leone, fare giocoleria, fare a botte, leggere per vedere com'è un libro all'interno di un sogno, anche se su questo ci ritorniamo, parlare ai personaggi ovviamente una cosa molto interessante, cercare di fargli delle domande di cui io vorrei sapere la risposta da me stesso, anche qui concetto abbastanza teorico e astratto, però comunque interessante, posso chiedere qual è il significato della vita, qual è lo scopo della mia vita, cosa voglio davvero, eccetera, eccetera. Poi ho messo l'ipermnesia, mangiare il cibo più buono del mondo, quindi cercare di dare alla mia mente il compito di creare a livello proprio sensoriale un cibo buonissimo. E ho messo anche guardare allo specchio, cercare di vedere
come il riflesso viene creato all'interno di un sogno. Come vedete, ripeto ancora una volta, l'unico limite è l'immaginazione. Tutte queste cose che ho elencato possono occuparci anni e anni di esperimenti su questa passione. Poi non ho messo una cosa che in realtà è fondamentale perché è una di quelle cose che intriga di più le persone verso i sogni lucidi e che le spinge a provare, ovvero il fatto di fare sesso, perché noi in un sogno possiamo letteralmente farci chiunque. Poi ovviamente non sarà la persona vera, ma ripeto, è sempre una creazione della nostra mente, però possiamo insomma creare la Belen di turno o chi vogliamo, e quindi insomma era più che giusto menzionare questo aspetto perché è anzi uno dei più discussi e sperimentati all'interno dei sogni lucidi. Naturalmente non l'ho messo nella mia tesina di maturità perché l'apertura mentale dell'insegnante medio del liceo, ovviamente ripeto medio, ci sono sempre eccezioni, non credo l'avrebbe permesso, insomma era una situazione ufficiale, eccetera, quindi non me la sono sentita di affrontare questo tema che però insomma è più che degno di nota. Poi, seconda sezione della mappa, senza la quale tutto questo non sarebbe possibile, ovvero come avere i sogni lucidi, o meglio, non sarebbe possibile, non è vero, perché si possono tranquillamente avere dei sogni lucidi spontanei, anzi la maggior parte delle persone almeno una volta nella vita li sperimenta, quindi semplicemente il fatto di capire di tanto in tanto all'interno di un sogno che stiamo sognando. Poi, quello che poi la maggior parte delle persone ignora è il fatto che a quel punto noi possiamo dirigere il sogno, però capita molto spesso di appunto avere dei sogni lucidi spontanei. Però prima di arrivare alle tecniche con cui avere i sogni lucidi, è importante dire che all'inizio ci vuole un po' di tempo prima di avere davvero una buona lucidità. Innanzitutto, spesso le prime volte che si riescono ad avere dei sogni lucidi ci si sveglia abbastanza in fretta proprio per l'emozione, oppure si perde la lucidità nel corso di pochi minuti, se non addirittura pochi secondi, insomma poche decine di secondi, quindi semplicemente ritorniamo in un sogno normale perdendo la consapevolezza di stare sognando, così come tutte le cose che abbiamo visto, spesso anche molto complicate appunto di creare personaggi, luoghi, eccetera, richiedono parecchia esperienza perché all'inizio riusciamo a capire di stare sognando, poi iniziamo insomma, a muoverci, magari a riuscire a volare, però comunque limitati al nostro corpo, poi pian piano con tanta esperienza magari impariamo a modellare quello che c'è intorno e, tra parentesi, come si fa? Semplicemente col desiderio. Cercando però magari di ingannare la nostra memoria, se voglio guidare una Ferrari o vabbè, far comparire una persona, non faccio, non, semplicemente non immagino di averla davanti che compare all'improvviso, Ferrari compari, ma inganno la mia memoria, quindi do per scontato che dietro l'angolo, in un'altra stanza, ci sia quella persona o quell'oggetto e vado in quella stanza sperando appunto che sia lì, anzi, meglio, no? Sperando con la convinzione che sia lì. In questo modo non chiediamo troppo alla nostra mente, non chiediamo di creare quell'oggetto, quella persona, ma lo andiamo a ricercare dove noi siamo convinti che sia. Quindi questo è un tip molto utile per cercare di creare quello che vogliamo. Quindi, come dicevo, i gradi di lucidità aumentano man mano e con la pratica, e quindi ci vuole un po' di tempo e di pazienza. Non vi arrabbiate se ci mettete un po' ad avere i primi sogni lucidi e se i primi sogni lucidi che avete sono molto brevi, perché come ogni cosa ha bisogno di tempo, di pratica e di pazienza. Però passiamo di nuovo alla mappa. Come dicevo, ci possono essere dei sogni lucidi spontanei, dati dalla casualità o dall'interesse, e questo è molto importante perché spesso le persone hanno i primi sogni lucidi ricercati dopo che iniziano a documentarsi sui sogni lucidi, perché appunto la nostra mente pensa a questo e soprattutto adesso ha molto bene in mente questa possibilità e quindi è molto più probabile ritrovarsi poi di fatto in un sogno lucido spontaneo. Quindi un consiglio è quello di continuare a vedere video di questo tipo, di leggere articoli, informarsi, fare delle liste delle cose che vogliamo fare proprio per portare la nostra mente continuamente a questo argomento in modo da poter avere anche sogni lucidi spontanei che, tra parentesi, spesso si verificano quando ci accorgiamo che insomma qualcosa non torna, vediamo insomma delle cose strane, ci accorgiamo che la situazione non può essere reale, quindi capiamo di stare sognando. Molto spesso questo è quello che succede. Poi non procedo con ordine, quindi saltiamo queste due sigle che adesso vedremo, perché passo prima alla cosa più importante, alla tecnica, insomma, l'insieme di tecniche più importanti per avere sogni lucidi, ovvero il condizionamento. La cosa proprio principale ricade nei cosiddetti reality checks, quindi controlli di realtà. Cosa significa? Significa che noi ci dobbiamo abituare a compiere delle azioni che ci facciano capire se stiamo sognando o se siamo nella realtà, perché ci sono alcune cose che nella realtà sono in un certo modo e in un sogno non sono in quel modo. Per esempio, contarci le dita è una cosa che nella realtà, nella maggior parte dei casi, ci dà 10 dita
sono, come le conosciamo, eccetera. In un sogno, se contiamo le dita, difficilmente riusciremo davvero a contarle, spesso avremo più dita, meno, si muoveranno in modo strano, cambieranno di dimensione, così come se provo a leggere l'orologio. Probabilmente vedremo qualcosa che non torna, soprattutto se io guardo l'orologio, distolgo lo sguardo e poi riguardo l'orologio, tenendo a mente l'orario di prima, perché probabilmente questo sarà cambiato. Anche leggere un testo, se noi proviamo a leggere un libro oppure semplicemente prendiamo il telefono e cerchiamo di leggere qualcosa, in un sogno lucido non ci riusciremo perché ci sarà sempre qualcosa di molto strano, perché all'interno di un sogno la nostra mente non riesce ad essere così ordinata a creare un testo preciso, eccetera, e quindi questo cambierà e la prova del 9 poi sia guardando quel qualcosa, distogliendo lo sguardo e riguardando nuovamente. Poi ancora posso tapparmi il naso e provare a respirare. Se lo faccio quando sono sveglio, mi tappo il naso con la bocca chiusa, provo a respirare. Mi manca il fiato, non riesco a respirare. Se lo faccio in un sogno, visto che il nostro corpo reale sta continuando a respirare, noi non sentiremo la mancanza dell'ossigeno e quindi lì capiremo che stiamo sognando. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abituarci a fare quanti più reality checks possibile durante la giornata, quindi senza sveglie però. Perché senza sveglie? Perché se noi mettiamo una sveglia che ci ricorda ogni ora di fare un reality check, questo viene innescato proprio da qualcosa di esterno e a quel punto nel sogno noi non avremo la sveglia perché non ci sarà nessuna sveglia preimpostata e non ci ricorderemo di fare i reality checks. Quindi devono essere proprio un'abitudine che dobbiamo innescare in noi stessi. È vero, all'inizio le sveglie possono essere utili, però solo proprio nel primo periodo per aiutare l'abitudine a formarsi, poi le togliamo e prendiamo l'abitudine di farlo, di fare i reality checks senza sveglie. Ma per ribadire il concetto, se non è chiaro, noi dobbiamo abituarci a dubitare della realtà. Quindi noi il più possibile durante il giorno dobbiamo chiederci se stiamo sognando e dobbiamo verificare appunto quale delle due ipotesi è vera, se stiamo sognando o se siamo nella realtà, tramite i reality checks. Perché questo? Perché quando avremo reso l'abitudine abbastanza forte, ci capiterà di chiederci se stiamo sognando all'interno di un sogno e a quel punto faremo il nostro reality check qualsiasi di quelli che abbiamo visto, poi ce ne sono mille altri e ci accorgeremo che le cose non tornano. Quindi è proprio questo, noi dobbiamo abituarci a dubitare della realtà finché l'abitudine non diventa abbastanza forte da abituarci a farlo anche all'interno di un sogno. Parentesi, i reality checks possono fallire perché può capitare che non li facciamo con successiva attenzione, questo è fondamentale. Quando dobbiamo fare i reality checks, li dobbiamo fare con estrema presenza e attenzione, se no rischiano di fallire. Però qual è la cosa, insomma, che conviene fare? Farne più di uno proprio per, diciamo, rafforzare il fatto di avere un reality check veritiero, perché se un reality check fallisce una volta su 10, io ne faccio due diversi di fila, a quel punto da 1 su 10 si passa a 1 su 100 ed è quindi improbabile poi che all'interno di un sogno lucido io faccia un reality check e questo non mi riveli che siamo in un sogno. Quindi, per esempio, posso contarmi le dita e poi tapparmi il naso per vedere se respiro, così faccio due reality checks. Me ne viene in mente un altro nel frattempo che è quello di provare ad accendere e spegnere la luce. Perché in un sogno difficilmente riusciamo del tutto a spegnere la luce, magari premiamo l'interruttore e non succede niente, quindi anche questo può essere un reality checks e anche qui possiamo essere davvero creativi nel trovare vari reality checks. Per esempio, un altro interessante è quello di cercare di trapassare il palmo della mano con il dito con l'intenzione di farlo, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che il dito passi attraverso la mano, quindi faccio così che sono convinto che il dito passa attraverso la mano. Nella realtà speriamo non succede, ma in un sogno se lo desidero abbastanza e sono convinto di questo, il dito potrebbe passare attraverso. Naturalmente qui spesso nascono dei dubbi. Il primo è: mamma mia, che ansia, ogni 2 secondi di fa. No, allora non è per niente ansiogena come cosa, ovviamente non lo dovete fare ogni 2 secondi. L'ideale è che si faccia almeno, diciamo, ogni ora, però ripeto, deve essere una cosa che viene da noi, non ci devono essere orari esterni, né appunto dei reminder, ma semplicemente si fanno il più possibile, ma vi garantisco che insomma non c'è nessun tipo di ansia, ma quello che può succedere in realtà è che sembriamo pazzi, però vabbè, insomma cerchiamo di farlo di nascosto oppure ce ne fregheremo, perché se ovviamente quando siamo insomma in mezzo a delle persone ci iniziamo a contare le dita, a cercare di passare il dito attraverso il palmo, insomma, le persone potrebbero giustamente pensare male, o meglio, giustamente non sanno quello che c'è dietro tutto questo mondo. E infatti, io, per esempio, quando facevo spesso, insomma, adesso ho perso questa abitudine, purtroppo, però vorrei riprenderla. Però, quando ero in fissa con i sogni lucidi ed ero in pubblico, facevo dei reality checks un po' più tranquilli, come appunto guardare l'ora, distogliere lo sguardo, guardarla di nuovo, leggere un testo, eccetera, eccetera. Ah, ecco, altro reality check fortissimo che mi viene in mente e che rivela un dettaglio dei sogni, ovvero il fatto di chiedersi come siamo arrivati
in quel punto, perché in un sogno, se ci fate caso, è difficile che riusciamo a capire perché siamo là, o meglio, ci riusciamo fino a un certo punto, magari sono a scuola, sì, perché prima ero per strada, eccetera, eccetera, però se noi cerchiamo di guardare a ritroso, pensare a ritroso, ok, io adesso sono qui, in camera mia a fare il video, prima ho fatto merenda, prima sono stato a fare una passeggiata, eccetera, eccetera, riesco a ricostruire a ritroso. In un sogno questo non è possibile perché ci chiediamo, ah, ma come sono arrivato qua? E quindi anche questo è molto interessante, tra l'altro può essere fatto senza, diciamo, destare sospetti, senza contarci le dita a fare cose strane. Ripeto, l'ideale è variare tra tutti questi vari reality checks, farne tanti insieme, combinati, diversi e farli il più possibile. Proseguiamo, cercherò di andare un po' più spedito perché il video sta diventando molto lungo, però sì, insomma, traspare anche il mio interesse verso questo campo. Allora, nel secondo ramo di condizionamento vedete un libro e una penna. Cosa significa? Significa tenere un diario dei sogni, quindi noi ogni mattina appena svegli, non dobbiamo far trascorrere un'ora, eccetera, eccetera, appena svegli dobbiamo scrivere cosa abbiamo sognato con quanti più dettagli possibile. Lo possiamo fare con carta e penna, lo possiamo fare con delle note vocali, lo possiamo fare scrivendo, però è molto importante tenere un diario dei sogni per diverse ragioni. Innanzitutto perché aumenta il nostro, migliora il nostro rapporto con i sogni, lo rende più intenso, più consapevole soprattutto, ci permette appunto di dargli più importanza e ci permette di trovare delle somiglianze, dei sogni ricorrenti, perché questo è fondamentale il tema dei sogni ricorrenti, perché se mi accorgo che io spesso nei sogni mi ritrovo ad essere in ritardo, che è una cosa che per esempio succede a me, cosa posso fare? Quando poi nella vita reale sono in ritardo, aumenterò la frequenza dei miei reality checks, proprio perché è più probabile che se sono in ritardo sono all'interno di un sogno perché è una situazione ricorrente, così come magari all'interno dei miei sogni per qualche motivo ci sono spesso tanti orologi. Tenendo un diario di sogni posso, a distanza di settimane, mesi o anni, accorgermi di questo piccolo dettaglio e quindi poi nella vita reale posso impormi di fare un reality check ogni volta che vedo un orologio particolare, quindi serve sia appunto per trovare degli scenari ricorrenti, sia soprattutto per aumentare appunto e migliorare il nostro rapporto con i sogni che ovviamente è fondamentale perché ogni sogno lucido è prima di tutto un sogno e quindi questo ci permette di anche avere sogni più lunghi, più intensi e più frequenti. Poi vediamo un omino che fa meditazione perché la meditazione ci permette di essere più presenti, di anche vivere in modo proprio più consapevole e di conseguenza ci capisce anche di sia capirci più a fondo, sia migliorare di nuovo il nostro rapporto con i sogni perché siamo più consapevoli della realtà e quindi saremo anche più consapevoli di quella che non è la realtà. Ci permette anche di vivere le sensazioni fisiche con più presenza e quindi poi all'interno di un sogno, se abbiamo insomma situazioni particolari, ci sentiamo strani, le dita si allungano, si accorciano, eccetera, sarà tutto più chiaro perché noi siamo più consapevoli di noi stessi e di quello che ci circonda. Poi passiamo a queste sigle strane, AILD e WBTB, che però vedrò velocemente. Allora, AILD cosa significa? Significa Externally Induced Lucid Dreams, che però ho visto che in realtà viene usato di meno come termine. Però cosa significa? Significa indurre un sogno lucido appunto dall'esterno. Vi faccio subito un esempio. Allora, se noi mettiamo una sveglia che è sufficientemente alta da poterla sentire, ma non abbastanza da poterci svegliare, quindi in realtà piuttosto bassa, e noi sappiamo di questa cosa, poi all'interno di un sogno, quindi, cioè mentre noi stiamo dormendo, se potenzialmente la sveglia avviene durante un sogno, cosa succede? Noi ci accorgiamo di questa cosa, sentiamo questo suono che però non ci sveglia e può essere un reminder appunto del fatto che stiamo sognando. Noi associamo quel suono di quella sveglia al fatto che stiamo dormendo. Stiamo facendo un sogno normale, sentiamo questo suono che però non ci sveglia e facciamo il nostro sogno lucido, quindi è una cosa che viene indotta dall'esterno. Lo stesso si può fare ad esempio con delle mascherine, con delle luci particolari, però anche qui il tema degli externally induced lucid dreams è un po' più complicato e anche meno naturale. Io in realtà vi consiglio di rimanere su quelli spontanei, soprattutto di quelli fatti tramite il condizionamento, dei reality checks, diario dei sogni e potenzialmente anche la meditazione, così come sconsiglio. Adesso passiamo al wake. Back to bed, che significa che noi ci svegliamo e poi torniamo a dormire e cerchiamo di avere un sogno lucido a partire da quel momento. Quindi, per esempio, cioè, ci svegliamo all'interno della notte perché a quel punto, ovviamente, il sonno è molto più profondo e siamo in una condizione in cui ci riaddormenteremo più in fretta. E cosa dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo cercare di addormentarci, ma rimanere svegli, o meglio, rimanere consapevoli mentre ci addormentiamo. Quindi vedere pian piano il sogno che si forma intorno a noi, però è più difficile da fare. Possiamo rischiare la paralisi del sonno, che per quanto mi riguarda è una cosa che non ho mai provato e vorrei provare, però
Spesso chi l'ha provata dice che è terrificante come cosa. Comunque è un tema a parte quello della paralisi del sogno ed è reale, non è insomma una cosa pseudoscientifica. E poi soprattutto non è sano, soprattutto se lo facciamo spesso il fatto di svegliarci e interrompere il sonno naturale, eccetera, eccetera, cosa che ovviamente non succede con i reality checks perché siamo all'interno di un sogno e proseguiamo il nostro sogno. Chiudendo il tema di queste pratiche un po' più losche, che ovviamente non lo sono, insomma, sono tranquille, poi vedremo anche gli eventuali rischi che, spoiler, non ci sono. Dicevo, una cosa che funziona moltissimo è prima di andare a dormire, concentrarsi sul fatto che si sta andando a dormire, quindi ripetere: ok, Andrea, adesso sto andando a dormire, quello che succederà e vedrò fra poco sarà un sogno, quindi tienilo ben presente e cerchiamo di avere un sogno lucido, quindi appunto quando si va a dormire, ripetersi che si sta andando a dormire. Nel frattempo mi si è scaricata la batteria della fotocamera, ma continuiamo con i prossimi due rami. Abbiamo passato, sorvolerei un po' tutto, insomma, i sogni lucidi nella storia, le ricerche scientifiche. Brevemente, insomma, l'esistenza dei sogni lucidi è stata dimostrata, e, insomma, sono stati fatti diversi studi. Si è visto, per esempio, che la corteccia prefrontale, mi sembra, è leggermente più attiva del normale, perché la corteccia prefrontale, di nuovo, se non dico una cazzata, è quella adibita insomma, al ragionamento logico, alla percezione di sé, di quello che c'è intorno, insomma, la parte più logica. All'interno di un sogno la sua attività diminuisce molto, all'interno di un sogno lucido torna un po' più alta, però ripeto, non mi addentro oltre perché insomma avevo fatto un po' di ricerche all'epoca, però evito di dire stupidaggini. Poi insomma c'erano i vari collegamenti con le materie, Leopardi con il dialogo di Torquato Tasso del suo genio familiare, che accennava anche al tema insomma del valore dei sogni e della loro importanza. E poi, qui interessante, abbiamo i vari collegamenti delle materie, per esempio chimica, avevo parlato del benzene perché si narra che Kekulé abbia scoperto la struttura ciclica del benzene perché si era sognato un serpente che si mordeva la coda, poi si è svegliato e gli è venuto in mente appunto che la struttura poteva essere appunto ciclica tramite appunto un sogno. Da lì, insomma, proprio la massima espressione del sogno che si mischia alla realtà. Qui vedete un cucchiaino con un bicchiere perché pare, di nuovo qui, insomma è difficile stabilire se queste cose erano vere o meno, quella di Kekulé è abbastanza sicura, questa idea lì era un'abitudine che lui aveva, si dice, che facesse dei riposini con in mano un cucchiaio, perché in questo modo lui appena si addormenta molla la presa del cucchiaio, questo cade nel bicchiere, fa rumore e lui si sveglia. In questo modo lui si svegliava in uno stato che era a metà tra l'essersi addormentato e il risveglio, un cosiddetto stato ipnagogico, che è uno stato nel quale no la nostra mente si trova mentre si sta addormentando, in cui si cominciano a formare delle figure e pare possa essere uno stato che ci può spingere alla creatività, e quindi un creativo per eccellenza come lui appunto voleva sfruttare questo tema. Poi abbiamo James Joyce con lo stream of consciousness, perché ovviamente quale più flusso di coscienza si può avere se non un sogno dove appunto tutto è incontrollato e fluisce, quindi avevo parlato appunto questa volta del collegamento con l'inglese di James Joyce con appunto lo stream of consciousness, che era appunto mi sembra una tecnica di scrittura proprio sul fatto di trattare vari temi in modo molto poco ordinato, ma seguendo proprio quello che era il nostro flusso di coscienza. Poi abbiamo Einstein e la relatività, che era il collegamento a fisica, perché appunto pare che anche lui abbia avuto un sogno, mi sembra, in cui c'erano delle mucche. Lui diceva una cosa, poi le mucche dice ne dicevano un'altra, e però si rendevano conto che insomma la cosa era relativa a seconda del punto di vista. Adesso anche qua non ricordo bene il tutto, però anche qui personaggio diciamo piuttosto creativo e insomma i sogni e la creatività spesso vanno a braccetto, però c'era un aneddoto più specifico. Tra l'altro, tra parentesi, vi sto dando un sacco di spunti per fare un'ottima tesina sui sogni lucidi. Adesso non so, non credo ci siano ancora le tesine, non lo so, fatemelo sapere, però se non insomma per una tesina del liceo, di maturità, magari di terza media, insomma il fatto di trattare anche semplicemente un tema a piacere, qualcosa, anche all'università. So, un po' di persone mi avevano scritto su Instagram, mi sembra, dopo insomma, la puntata di Muschio Selvaggio, che avevano anche fatto qualcosa a livello universitario, insomma, forse non una tesi, però del liceo sì, un sacco di ragazzi mi hanno scritto che hanno fatto poi la loro tesina sia al liceo che alle medie sui sogni lucidi, infatti mi aveva fatto un sacco piacere, e questo video serve magari anche a questo, a darvi insomma un bel po' di spunti su trattare questo tema. Passiamo ad un altro ultimo punto, che è quello dei rischi. Vediamo qui sulla mappa, ci sono rischi?
Allora, spesso viene fatta questa domanda: ci sono rischi? No. C'è il rischio di svegliarsi più stanchi perché la nostra mente, mentre si dovrebbe riposare, in realtà sta, insomma, è più attiva? No, in realtà no. Scientificamente non sono, insomma, stati trovati i rischi, tornando a quello che dicevamo prima sulle ricerche, questo me lo ricordo bene, insomma, non è mai stato trovato nessun tipo di rischio. Riguardo al svegliarsi più stanchi, no, assolutamente no, anzi, il contrario. Molto spesso, specialmente le prime volte che si hanno sogni lucidi, alla fine, insomma, la mattina ci si sveglia più energici ed euforici, proprio per la consapevolezza di aver appena fatto un sogno lucido. Quindi uno si sveglia: oddio, sì, finalmente ci sono riuscito. Vado, mi scrivo il sogno lucido, vediamo cosa posso fare la prossima volta, eccetera, eccetera. Quindi io mi ricordo questo, mi ricordo che soprattutto ai primi sogni lucidi mi svegliavo molto più euforico, quindi l'opposto di svegliarsi stanco. Parlo al passato perché, ripeto, purtroppo tutta questa dei sogni lucidi è un'abitudine che poi ho perso, perché, ripeto, si tratta di un'abitudine, il fatto di continuare a fare i reality checks durante il giorno è, insomma, è obbligatorio, perché noi prendiamo questa abitudine e se poi smettiamo di fare i reality checks perderemo l'abitudine di farli durante i sogni, quindi, insomma, smetteremo di farli ogni tanto, ne ho anzi abbastanza spesso di spontanei, però non più ovviamente come prima, così come non tengo più il diario dei sogni. Però anche qui sono tutte cose che vorrei prima o poi riprendere, che adesso ho troppe troppe cose, però senza dubbio prima o poi li riprenderò. Proseguendo con i potenziali rischi, viene anche chiesto, non c'è il rischio che crei dipendenza oppure che ci dissociamo, perché a quel punto il sogno diventa più figo e più interessante della realtà, perché creiamo un universo nostro come in Inception, creiamo il nostro mondo che diventa più interessante. No, assolutamente no, perché allora, per quanto noi possiamo usare tutte queste tecniche, fare tutti i nostri sogni lucidi, eccetera, questi durano pochi minuti, anche quando siamo molto esperti, e non possiamo assolutamente creare un mondo nostro all'interno del sogno. Possiamo sì avere esperienze molto fighe, ma questo non crea assolutamente nessun tipo di distacco con la realtà, non è mai stata riportata una cosa del genere, perché, ripeto, non si hanno neanche un sognatore lucido ha sogni lucidi tutte le notti, quindi non c'è nessun rischio, insomma, di avere dipendenze, di voler poi dormire tutto il giorno perché la realtà mi fa schifo, perché non posso far comparire le Ferrari, volare e trasformarmi in uno squalo. No, non c'è nessun rischio. Quindi con questo chiudo il video, vi invito a provare tutto quello che abbiamo visto oggi. Scrivetemi nei commenti sia se avete esperienze con i sogni lucidi, sia cosa vorreste fare nei sogni lucidi senza peli sulla lingua, senza pudore, ritornando al tema di prima. E poi anche, cos'altro? E anche mi piacerebbe sapere sogni molto strani, particolari, non necessariamente lucidi, che avete fatto. E poi questo è un tema che a me davvero appassiona un sacco, quindi davvero ci tengo a sapere la vostra sull'argomento. Iniziate a, insomma, a fare tutto quello che abbiamo visto, non ve ne pentirete e noi ci vediamo al prossimo video.